Amore, e allora? Sei riuscito a parlare con Ciccio? È sempre un mistero, è sempre un mistero. Vabbè, dai, però non ti allarmare alla fine se non risponde, tanto lo sai com'è il fatto. Lo sai benissimo, insomma. Non è che te lo devo stare a dire io. Se ha avuto come si dice, l'ok per poter parlare, per poterti spiegare la situazione, vedrai che ti dice tutto. Se poi invece ha detto di non rispondere neanche al telefono, vedrai che non risponderà neanche. Vabbè, cuore mio, lo sappiamo com'è. Senti, niente, ho fatto qualche cosina oggi stamattina, giusto qualche ricambio, ma niente di che, però dai, meglio poco che niente. Finalmente è uscito un pochettino di sole, anche se c'è una parte proprio nuvolosissima, sembra vedere che deve fare il diluvio. Hai capito? Ogni tanto mi guardo la foto e parlo da solo, sembra vedere un imbecille. Ti devo far vedere ogni tanto quando entro in macchina che cosa mi succede. Allora abbasso, che ne so, il parasole, sai, perché magari c'è tanto sole, e allora compari tu con le tue foto e mi metto a parlare, capito? Qualcuno che mi vede dice: ma questo è pazzo, parla col parasole. Senza sapere alla fine io so con chi sto parlando. E vabbè, corre via, che dobbiamo fare. Non lo so se hai visto qualche film, sicuramente l'avrei visto, di Checco Zalone, che diceva: vabbè, se eri tu così. vabbè, guarda. Dai, ogni tanto è bello perché, voglio dire, ti distrai un po', ti metti a ridere, capito? Ti fai dei monologhi praticamente. Vabbè, come alla fine, oramai sono abituato a fare i monologhi. Parlo con una videocamera senza avere risposta. Oddio, le risposte le ho, però le ho in un secondo momento, insomma. Però è bellissimo questo fatto, quando uno fa i video e praticamente sa che non può ricevere risposta, diciamo nel presente video, diciamo in diretta, però la risposta gli arriva come si dice, in un secondo momento, ecco. Va bene. Va bene, non ti preoccupare, cuore, io poi rido e scherzo. Vabbè, questo non ho capito cosa vuole fare. Se deve girare, se è impazzito. Prima gira a sinistra, poi gira a destra. Mo, babò. Stiamo toccando il fondo. Tutti impazziti sono. Babò, cuore mio, babò. Senti, allora niente, raccontami un po' la mattinata di oggi, ok? E fammi sapere, insomma, se ci sono novità oppure no, ok? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio. Quindi il cornetto non te l'ha portato la Caterina, te l'ha portato qualcun altro. Vabbè, l'importante è che c'è sempre qualcuno che ti accontenta. Va bene? Beh. Ciao, a dopo.